occasioni in una gara così a punteggio basso rischi di pagarlo. Sì, non puoi fare nessun errore qui, viene ingrandito molto, il raddoppiato ogni singolo sbaglio. Olivier lascia sul posto il difensore, palleggia questo tiro. Finalmente Higgins fa un contributo alla causa. Doppia cifra, 10 per lui, in una partita dove però ha un po' sparacchiato. Ah, sì. E meno uno per Triumph. 5-5-5-4, ultimi due minuti, trotter per Holiday, consegnato per Vojvoda, rischia i passi, si torna da Laurent, attacca, poi torna fuori, brutto attacco. 6 secondi, brutto attacco. Vojvoda si ferma, bello taglio di Laurent allo scadere, il canestro che voleva lo Sonnocchio. Più pazienza proprio alla scadere dei 24 e più 3 per Sonnocchio. Kulagin va da Higgins, l'uomo a cui dare la palla, il go to guy della formazione del Triumph, lo è stato per tutto il campionato, qua però la perde Rakovic e poi subisce, commette fallo su Holiday, attenzione coach, 1.35 sì. Più 3 e tiri liberi. Sì, questa è veramente una palla persa in maniera non positiva, fallo sprecato. E se la regia inquadra gli ungheresi, coach, perché sono letteralmente impazziti, aizzati da Laurent, eccoli qua. Insomma, il popolo ungherese ci crede adesso, e sarebbe un colpaccio, il primo upset forse di questa, di questa Euro Challenge. Speriamo due libri qui, prima dentro, più 4, 1.35 dalla fine. E alla fine, coach, 15 di Holiday in una partita di 58, niente male. Non male neanche. Avrà un altro a disposizione Justin Holiday. Molto dolce, molto tecnico il suo tiro libero, stile. Meno 5 per Triumph adesso, in grave difficoltà. Buono 9 per Landry, ecco Higgins, finta il tiro, attacca, lascia lì Laurent, palleggia, arresto, tiro, sbagliato, lotta, Chapel controlla lui, vuole andare su, canestro. Bravo Chapel. Di voglia, di grinta. Assolutamente, di insistendo. E allora 5-9-5-6, 3 da recuperare per il Triumph, palla però nelle mani di Zonnock, Trotter attende, e Holiday è l'uomo del momento. Grande persa, gravissima persa. Grave. Ora non va a depositare. Grave, questo finale di gara. Bravo, buona psicologia, approvo. Vediamo allora il gioco che ha disegnato. Un immagino minuto da giocare. Arriverà un pick and roll alto. Oh, troppo tempo. Stanno aspettando troppo tempo. Trotter, arriva Laurent, 10 secondi, inizia adesso. Con Trotter che ferma il palleggio, va proprio da Laurent, attacca Rakovic, scomposto, fino in fondo, sbaglia. Rimbalzo del Triumph. Si è chiuso Landry appena in tempo. Come mai hanno aspettato così? Muove la palla, muovi gli uomini, muove le difese, vediamo cosa. Ma lasciarlo stare lì, io non so. L'unica spiegazione è che vogliono l'ultimo tiro. Ma no. Però è un grossissimo rischio. Terrificante, terrificante il rischio. Bisogna giocare, non dimenticare cosa ti ha portato a più uno dopo 39 minuti. Giocare. Ecco qua. Triumph può vincere la partita qua. Possesso forse chiave, contro la zona, Landry, finta tiro, va da Voronov, torna da Landry, tutti fermi però nell'attacco del Triumph, e allora Higgins farà lui contro Laurent, torna indietro Higgins, ancora lui aspetta, 10 secondi, attacca, lo batte, palleggia, arresto, tiro, segna! Più uno per Triumph, meritato, e time out! Solnoghi ha fatto tutto. Gaziantep, restate con noi perché il main event, il piatto principale di questa ecco serata, qua. Arriva qua. Riceve Vojvoda. Ui. Dovrebbe arrivare il consegnato di Holiday tra poco, vediamo. Oh mamma mia. Aspetti invece Holiday. Oh mamma mia, che tempo sprecato. Allora Vojvoda fa lui, attacca, fino in fondo la perde. Fallo su Higgins. Troppo tempo con la palla in mano. E cerca di penetrare in traffico in area 3, terrificante. Tra l'altro Vojvoda l'ha proprio persa dal palleggio. E Holiday si è completamente disinteressato, insomma, è rimasto in un angolo dall'inizio alla fine. Adesso due liberi per Higgins. Non è finito però, perché con 6 secondi da giocare sarebbe al massimo più 3. Difficilissimo. Quindi. Vediamo prima Higgins in lunetta. Tavole segna punti a chiarimento qui. E io non sono tifo. Non c'è bonus, coach, per quello c'è la rimessa, non sono tiri esatto. Liberi. Erano tre i pali di squadra dello Zonnocchio, adesso meglio ancora per Triumph. Può rubare qualche secondo, però diciamo che lo Zonnocchio può scegliere di non far ricevere Higgins o provarci perlomeno. E infatti riceve Voronov che va in lunetta. Ok, Voronov non sarà Higgins, però giocatore, coach, che fino a questo momento tira in Euro Challenge dalla lunetta 9 su 10, niente male. 90%
Non hanno mangiato forse qualche decimo di secondo lì, ma mezzo secondo praticamente. Sì. Ecco Voronov, poi rimarranno 5 secondi. Credo abbia già usato entrambi i time out. Aleksić, corto il primo di Voronov. E allora con un tiro da 3 si vince, con uno da 2 si pareggia. Se fa il secondo Voronov, oh, due tiri liberi. 5 secondi, fa in tempo comunque andare nell'altro campo a prendere il tiro. Segna il secondo Voronov. 8 per lui, ecco la rimessa. La riceve Trotter, si giocherà lui questo possesso, sotto di 2, Trotter fino in fondo, l'ultimo tocco è di Voronov, rimangono 8 centesimi di secondo, coach. Impossibile. Catch and shoot, ma l'hanno sciupato loro. Milosevic non è buono, finisce qua, il Triumph lotta alla fine, fatica, ma arriva in finale 61-59. Landry MVP per me, ok, durante l'arco della partita Higgins quarto quarto.